approfitto di questa nuovissima, meravigliosa edizione delle avventure di Pinocchio, illustrata da Lorenzo Mattotti, edita da Bompiani, per leggervi quello che, a mio modesto parere, è il più bel dialogo della letteratura italiana e uno dei più bei dialoghi della letteratura. Pinocchio sta per diventare un bambino vero e va a cercare tutti i suoi amici per invitarli alla grande festa del giorno dopo. Soprattutto il suo più caro amico, Lucignolo, non si fa trovare e lui lo cerca e lo cerca finché lo trova. Lucignolo era il ragazzo più svogliato e più birichino di tutta la scuola, ma Pinocchio gli voleva un gran bene. Difatti andò subito a cercarlo a casa per invitarlo alla colazione e non lo trovò. Tornò una seconda volta e Lucignolo non c'era. Tornò una terza volta e fece la strada invano. Dove poterlo ripescare? Cerca di qua, cerca di là. Finalmente lo vide nascosto sotto il portico di una casa di contadini. «Che cosa ci fai costì?» gli domandò Pinocchio avvicinandosi. «Aspetto la mezzanotte per partire». «Dove vai?» «Lontano, lontano, lontano». «Io che sono venuto a cercarti a casa tre volte». «Che cosa volevi da me?» «Non sai il grande avvenimento, non sai la fortuna che mi è toccata». «Quale?» «Domani finisco di essere un burattino e divento un ragazzo come tutti gli altri». «Buon protifaccia». «Domani dunque ti aspetto a colazione a casa mia». «Ma se ti dico che parto questa sera?» «A che ora?» «Fra poco». «E dove vai?» «Vado ad abitare in un paese che è il più bel paese di questo mondo. Una vera cuccagna». «E come si chiama?» «Si chiama il paese dei balocchi. Perché non vieni anche tu?» «Io no, 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 davvero». «Hai torto, Pinocchio. Credilo a me che se vieni non te ne pentirai. Dove vuoi trovare un paese più sano per noi altri ragazzi? Lì non vi sono scuole, lì non vi sono maestri. Lì non vi sono libri. In quel paese benedetto non si studia mai. Il giovedì non si fa scuola e ogni settimana è composta di 6 giovedì e una domenica. E figurati che le vacanze dell'autunno cominciano col 1° di gennaio e finiscono con l'ultimo di dicembre. Ecco un paese come piace veramente a me. Ecco come dovrebbero essere tutti i paesi civili. Ma come si passano le giornate nel paese dei balocchi? Si passano baloccandosi e divertendosi dalla mattina alla sera. La sera poi si va a letto e la mattina dopo si ricomincia da capo. Che te ne pare? Fece Pinocchio e tentennò leggermente il capo, come dire, è una vita che la farei volentieri anch'io. Dunque vuoi partire con me, sì o no? Risolviti. No, no, no e poi no. Ormai ho promesso alla mia buona fata di diventare un ragazzo per bene e voglio mantenere la promessa. Anzi, siccome vedo che il sole va sotto, così ti lascio subito e scappo via. Dunque addio e buon viaggio. Dove corri con tanta furia? A casa. La mia buona fata vuole che ritorni prima di notte. Aspetta altri 2 minuti. Faccio troppo tardi. 2 minuti soli. E se poi la fata mi grida, e lasciala gridare. Quando avrà gridato ben bene si cheterà, disse quella birba di Lucignolo. E come fai? Parti solo in compagnia? Solo. Saremo più di 100 ragazzi. E il viaggio lo fate a piedi? Fra poco passerà di qui il carro che mi deve prendere e condurre fin dentro i confini di quel fortunatissimo paese. Che cosa pagherei che il carro passasse ora? Perché? Per vedervi partire tutti insieme. Rimani qui un altro poco e ci vedrai. No, no, voglio ritornare a casa. Aspetta altri 2 minuti. Ho indugiato anche troppo. La fata starà in pensiero per me, povera fata, che ha paura forse che ti mangino i pipistrelli. Ma dunque, soggiunse Pinocchio,
tu sei veramente sicuro che in quel paese non ci sono punte scuole? Neanche l'ombra. E nemmeno maestri? Nemmeno uno. E non c'è mai l'obbligo di studiare? Mai, mai, mai. Che bel paese, disse Pinocchio, sentendo venirsi l'acquolina in bocca. Che bel paese, io non ci sono stato mai, ma me lo figuro. Perché non vieni anche tu? È inutile che mi tenti. Oramai ho promesso alla mia buona fata di diventare un ragazzo di giudizio e non voglio mancare alla parola. Dunque addio. E salutami tanto le scuole ginnasiali. E anche quelle liceali se le incontri per strada. Addio Lucignolo, fa buon viaggio e divertiti e rammentati qualche volta degli amici. Ciò detto il burattino fece due passi in atto di andarsene, ma poi fermandosi e voltandosi all'amico gli domandò: ma sei proprio sicuro che in quel paese tutte le settimane siano composte di sei giovedì e una domenica? Sicurissimo. Ma lo sai di certo che le vacanze abbiano principio col primo di gennaio e finiscano con l'ultimo di dicembre? Di certissimo. Che bel paese, ripeté Pinocchio sputando dalla soverchia consolazione. Poi, fatto un animo risoluto, soggiunse in fretta e furia: dunque, addio davvero e buon viaggio. Addio. Fra quanto partirete? Fra poco. Peccato, se alla partenza mancassi un'ora sola, sarei quasi quasi capace di aspettare. E la fata? Ormai ho fatto tardi e tornare a casa un'ora prima, un'ora dopo è lo stesso. Povero Pinocchio, e se la fata ti sgrida? Pazienza, la lascerò gridare. Quando avrà gridato ben bene si chieterà. Intanto si era già fatta notte e notte buia.